tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Il comitato di esperti a guida Colao ha consegnato ieri alla Presidenza del Consiglio il suo rapporto finale. Tra i 6 macrosettori e i 6 corrispondenti obiettivi che il piano per la fase 3 della Task Force Colao ha previsto, c'è anche il turismo, arte e cultura come brand del paese. Si punta quindi sullo sviluppo di nuovi prodotti turistici focalizzati su delle verticali specifiche che, pur essendo di grande potenzialità per il nostro paese, risultano fino ad oggi non adeguatamente sviluppati, e tra questi c'è come esempio anche il settore della nautica. A differenza di altri principali paesi, i nostri competitor, negli ultimi anni l'Italia si è poco impegnata per sviluppare appunto questi nuovi prodotti verticali legati a passioni o esigenze specifiche. Penso giusto a titolo di esempio all'esperienza del golf in Spagna, tale da aver garantito oggi a quel paese di avere il monopolio di circa il 35% delle attività fatte nel continente europeo. Oggi abbiamo ospite di OK Italia Parliamo nel vicepresidente di Confindustria Nautica e past president di ICOMIA, che riunisce le federazioni nautiche nazionali del mondo, Andrea Razzeto. Buongiorno Razzeto. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Razzeto, dai 120 ai 125 miliardi, questa è la proiezione sul valore dei danni Covid-19 che subirà in Italia la Blue Economy, ovvero tutto ciò che nell'industria, nei servizi, nella logistica, nell'artigianato, nel turismo è riconducibile al fattore mare. Questa stima arriva dal nuovo centro studi Blue Monitor Lab, che si focalizza sull'economia del mare e punta ad analizzare i fenomeni in atto in questo settore. La media del lockdown in Italia per la cantieristica nautica è stata tra le 5 e le 8 settimane e ha comportato uno slittamento delle consegne intorno ai 2 mesi di tempo. Molti cantieri hanno risentito pesantemente di questa crisi, ma si tratta soprattutto di realtà che già erano in difficoltà in epoca pre-Covid, oppure che si occupavano principalmente di prodotti di gamma media. Quello che si può identificare come alto di gamma o lusso pare non abbia subito ripercussioni, se non ritardi nella consegna agli armatori. Siamo dunque pronti a recuperare il tempo perduto? Ma, secondo me è un po' presto per fare una valutazione reale dei danni dovuti al lockdown. Quello che posso dire è che, come diceva lei, appunto, la nautica di alta gamma, le imbarcazioni di maggiori dimensioni possono aver avuto un po' di ritardo nelle consegne, ma tutto sommato stanno tenendo, tant'è vero che i dati che ci arrivano dai cantieri sono positivi. Quando si va a parlare invece di nautica di minori dimensioni, qui sì, perché comunque i cicli di produzione, i cicli di supply chain sono più complesse e le filiere sono molto più sviluppate, per cui questo ritardo che quando avevamo stimato a metà aprile i dati, diciamo, era già notevole, potrebbe avere ripercussioni anche sulla stagione futura, perché proprio ad aprile tipicamente si cominciavano le consegne di quel genere di imbarcazione, quindi tardando questo si va a impattare anche sulle consegne dell'anno successivo. Però sostanzialmente devo dire che abbiamo in questo momento qua le aziende con la ripartenza sono state reattive nel ripartire e che la stagione sta cominciando in questo periodo qua, quindi vediamo come andrà la stagione e poi ne parleremo magari in maniera più completa. Diciamo che siamo cautamente ottimisti sul fatto che comunque le attività c'è tanta voglia di parte degli sportisti di tornare a bordo, di vedere le barche, e quando poi faremo i saloni, a partire dal Salone di Genova, vedremo la reale dimensione del fenomeno, ma che comunque stimiamo in questo momento con un po' di ottimismo, con cauto ottimismo. Benissimo, lei appunto ricordava il ritardo in alcune consegne di imbarcazioni, ma è sufficiente a volte che manchi un solo pezzo e diventa impossibile consegnare l'imbarcazione al neo armatore. Molti fornitori hanno subito maggiormente la crisi e si trovano ora in difficoltà, spesso anche per pagare le materie prime. Le misure che finora sono state varate dal governo per garantire aiuto, ma soprattutto garantire la liquidità alle imprese, a queste imprese, sono secondo lei risolutive? Diciamo che nei ritardi che ci sono stati nell'applicazione di queste misure, vediamo anche la gran parte delle difficoltà delle nostre aziende, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni.
se siano risolutive o meno, non saprei, andranno viste sul campo. Sicuramente quello che stiamo facendo adesso, che quello che stiamo notando adesso è che c'è una scarsità di liquidità, e finché non si darà una liquidità importante alle aziende, ma così pure anche ai consumatori, sarà ben difficile che si possa ripartire normalmente. Quindi vediamo, siamo in attesa di vedere cosa saranno questi stati generali dell'economia, aspettiamo per valutare. Come sostiene l'impresa, si sarebbe potuto fare molto di più sulle garanzie sui crediti, estendendole al 100%, alzando le quote di fatturato al quale applicare questo tipo di benefici con il 100% di garanzie, maggiore rapidità nell'erogazione dei crediti, maggiore chiarezza nelle istruzioni alle varie banche, agli stessi direttori di banca, nel tipo di, come Procedura si da dice? seguire. Eh sì, procedure da seguire, ma soprattutto anche come fare in modo che si sentano tutelati, perché se non hanno delle procedure specifiche, lo stesso direttore di banca a volte ha difficoltà ad erogare dei crediti discrezionalmente se non sa esattamente entro quali ambiti deve muoversi e in quale modo può, in quale possa essere per lui la procedura corretta da fare. Questo ha causato tanti problemi, è mancanza di chiarezza e mancanza di istruzioni precise. Molto bene. Razzetto, lei è alla guida di un'azienda che dal 1919 progetta e produce complementi e accessori per le costruzioni navali, offrendo una vastissima gamma di prodotti. Sono tutti articoli altamente specializzati, dedicati oltre che alle navi da crociera, anche alle imbarcazioni da diporto, apprezzati e richiesti dai più importanti cantieri che ci sono oggi in tutto il mondo. La sua è un'azienda che praticamente all'estero trasferisce quasi la metà della propria produzione. Da poco avete avuto anche un altro riconoscimento con l'assegnazione del Muse Design Awards, che premia ogni anno i professionisti del settore design di vari ambiti, i cui lavori hanno portato un vero e proprio passo in avanti in ciascun settore. Il riconoscimento che avete avuto è stato dato alla maniglia OSH, che è una maniglia luminosa realizzata per elevare la sicurezza a bordo di navi e yacht. In quale modo questa maniglia assolve al suo scopo? Beh, diciamo che noi, la nostra produzione, la produzione dell'azienda che è di famiglia, come ricordava lei, da 100 anni, ci tengo anche a precisare che insieme a me c'è tutta la famiglia, sono due famiglie che alla terza generazione stanno portando avanti questa azienda e tutti insieme e ancora molto uniti. Ed è proprio questa la nostra forza, quella di saper innovare il prodotto. Noi siamo specializzati, siamo nati producendo soprattutto serrature e ferramenta per le porte, per l'interno delle imbarcazioni, delle navi. E andando sempre a seguire i tempi, a seguire l'evoluzione anche delle costruzioni navali, della tipologia di gusti, della tipologia di imbarcazioni, fino a quando non si è arrivato ad avere negli anni 60-70 la prima nautica di porto, mentre la quale abbiamo iniziato a perseguire. E da lì poi in questo filone è venuta anche la parte estetica, più a partire dagli anni 2000. E a partire dal 2000 ha fatto sì che fondassimo un dipartimento di ricerca, sviluppo e design per seguire anche i gusti degli armatori. In questo filone di ricerca e costante innovazione abbiamo trovato questo sistema che potesse andare a portare la luce alla maniglia secondo questo sistema brevettato e in modalità senza fili, per cui la porta rimane stand alone, la porta durante il blackout a porta aperta, le maniglie sono illuminate fino a un determinato numero di ore. E a queste maniglie sono state date delle funzioni. Inizialmente erano di pura estetica e di luce di cortesia, fino a poi arrivare a studiarle come un vero e proprio elemento di sicurezza. Durante il blackout segnala le vie di fuga, può segnalare delle informazioni, abbiamo pensato che possano segnalare delle informazioni diverse all'inquilino, diciamo, a chi sta in cabina oppure a chi sta nelle vie di fuga. Applicandole al sistema delle porte tagliafuoco di bordo, siamo arrivati a pensare a questa maniglia OSH, che non fa altro che segnalare le vie di fuga in caso di incendio. È un sistema integrato nel sistema antincendio della nave, e dal sistema antincendio della nave riceve delle informazioni. La nave, lo yacht, il superyacht è diviso in compartimenti, in zone, diciamo, compartimentate, Sì. in che caso di incendio vengono chiuse e sigillate. E dalla centralina, dalla plancia, vengono date delle informazioni segnalando, illuminando di un colore o di un altro la maniglia, a seconda che sia che dal lato della porta ci sia l'incendio, quindi verde, via di fuga, o dall'altra parte ci sia un incendio, quindi non porta non accessibile, rosso, non entrare. Da qui poi si è esteso ad altre, ad altre. Abbiamo poi esteso la, la, diciamo, la.
la ricerca, abbiamo pensato che questa stessa maniglia potesse integrare, far avere anche una funzione non solo di safety, cioè le fa come anche di security dal punto di vista di controllo degli accessi, e per cui esistono dei casi, ad esempio nelle navi, in cui ci sono delle porte che in determinati momenti di allarme, di sicurezza, debbano venire chiuse, per cui vengono segnalate, diamo una segnalazione luminosa, banalmente la maniglia lampeggia e l'equipaggio può andare e chiudere, porta chiusa, maniglia rossa, porta aperta, maniglia verde, e per cui risparmia del tempo all'equipaggio che per forza andare a controllare. Tutto è chiaro. E questo è sempre integrato nel sistema della nave. Estendendo questo si può arrivare anche fino a, lo stiamo sviluppando, fino a rilevare le presenze in cabina in caso di emergenza, per cui anche in questo caso l'equipaggio va a controllare cabina per cabina e se non trova presenza può far diventare un colore di un altro la maniglia in maniera tale che chi viene dopo di lui abbia la certezza che la cabina sia già stata controllata in caso di sicurezza. Queste maniglie sono già attualmente installate su alcune navi da crociera? Stiamo trattando degli ordini, abbiamo fatto vedere ai cantieri e poi dopodiché a una fiera a Hamburgo, dopodiché abbiamo fatto vedere ad armatori al Salle Sea Trade di Miami e poi siamo in contrattativa con diversi cantieri, stiamo migliorando anche perché essendo una procedura di sicurezza vanno poi molto adattate, insomma, è una cosa piuttosto complessa per arrivare a fare, ma abbiamo delle buone prospettive, diciamo, di installazione futura su navi in Italia e anche all'estero. Molto bene. Il Covid-19 ha avuto anche un forte impatto sia sui trasporti navali che anche sulle, ovviamente, crociere. E adesso si è, come tutti sappiamo, alla continua ricerca di soluzioni per rendere le navi sicure da tutti i punti di vista e di nuovo pienamente operative. Il danno al turismo croceristico veramente è senza eguali. In quest'ottica poi ho saputo che state anche lavorando per l'evoluzione di questo sistema di maniglie luminose OSH, o meglio per lo sviluppo di una nuova serie, leggevo, che ha di capacità autosterilizzanti, sempre grazie a questa luce emessa dalla maniglia stessa, che già oggi è in grado, a quanto ovviamente riportano i vostri studi, di compiere anche un'azione battericidia. A che punto siamo con questi test e soprattutto queste maniglie riusciranno ad assicurare anche l'azione virucida aspettata? Guarda, questo nasce dalla nostra idea, la ricerca era quella di portare dei raggi ultravioletti sulla maniglia, ma poi per vari motivi abbiamo abbandonato perché creo problemi secondari, non ultimo quelli alla vista. E allora poi abbiamo trovato insieme un'azienda, un partner con la quale stiamo iniziando una partnership, che è la Paolina S.P.A., che ha un'azienda leader negli arredamenti di interni, di alberghi, navi e yacht. Abbiamo iniziato, che ha brevettato un sistema a ioni di argento che permette, che ricopre le superfici delle superfici che sono state preventivamente anodizzate secondo questa procedura brevettata da loro che si chiama ESI e che permette che la maniglia rilasci in forma permanente un'azione virucida, battericida. Battericida ed è testata. Abbiamo fatto tre modelli di maniglia, a partire da una che chiamiamo centesimo proprio per festeggiare il nostro centesimo anno, che lì richiama invece il design. Abbiamo ripreso una maniglia che era stata installata, fatta da noi, installata nei grandi transatlantici, cioè degli anni 50, parliamo di Cristoforo. Michelangelo, Raffaello, parliamo di quelle splendide navi da crociera? Precedenti, parliamo di Andrea Doria, Leonardo da Vinci e Cristoforo. Quando le navi erano navi, Razzetto? Quelle belle navi degli anni 50, erano bianche ancora, sì, molto belle, bianco o nere, ma comunque con i fumaioli, insomma, la classica nave liner. E c'era questa maniglia molto, molto bella, perlomeno a nostro avviso molto bella, l'abbiamo ritrovata e l'abbiamo poi applicata, abbiamo applicato questa tecnologia ESI della nostra dell'azienda con la quale abbiamo questa partnership e l'abbiamo fatto testare a un'azione battericida abbastanza immediato. Ora, quei primi test che abbiamo fatto, ad esempio, tenendo una mano per 15 secondi su questa maniglia, c'è un'azione completamente di annullamento totale spariscono completamente i batteri. Allora, sappiamo che è un test che abbiamo fatto e stiamo continuando a farne altri. Abbiamo buone possibilità. Abbiamo buone speranze di pensare che presto si arrivi a un contatto molto presto, molto prossimo all'inferiore a un secondo per arrivare a questa,
a questo effetto qua. L'effetto dura anche a maniglia, cioè è questa superficie, è su questo procedimento di posa di batteri, di ioni d'argento, ha un rilascio costante, per cui lasciando continua a sanificare e anche tutto il resto dell'ambiente circostante. Certo. E per cui continuando in questa azione e continua, diciamo, aiuta per la sanificazione dell'ambiente a mantenere la maniglia libera da batteri. Dagli studi fatti, anche se siamo certi, cioè abbiamo l'evidenza che agisca anche su certi tipi di virus, non mi ricordo quale altro tipo di virus, e ci sono dei test in corso per farlo anche sul famoso COVID-19, per cui è un work in progress. Ma dai dati che stiamo avendo da tutti questi test ci fanno pensare che si possa arrivare ad avere una maniglia che possa appunto questo rilascio di ioni d'argento possa anche distruggere i batteri e virus vari. I virus del COVID anche. Sì. Molto bene. Razzetto, la nautica da diporto oggi purtroppo davanti agli occhi di tutto si trova in ginocchio. I porti sono deserti, anche se ora pian piano rientrano dentro le marine turistiche un po' di imbarcazioni, poche prenotazioni però ancora per il charter di grandi imbarcazioni da diporto e per le yacht. Possiamo sperare che luglio e agosto consentiranno di salvare parte della stagione? Guardi, la voglia di mare c'è tanta. Io stesso in questo periodo vivo a bordo di imbarcazione in porto e sto vedendo con i miei occhi che in queste due settimane il famoso porto turistico, che i porti si stanno riempendo, chi ha una barca dopo la riapertura delle frontiere regionali, e le barche si stanno riempendo, gli armatori stanno arrivando, la voglia di andare per mare c'è. Per la questione del charter, anche qui è un work in progress, ci sono dei protocolli che stanno rilasciando. Io sono ottimista sul fatto che comunque ci possa essere una ripresa entro breve. Quando poi apriranno anche le frontiere intraeuropee, secondo me avremo un'ulteriore riprova che questa tendenza c'è. Certamente non credo che possa essere una stagione come quelle bellissime del 2018-2019, ma essendo partiti in ritardo non possiamo che essere contenti se ci sarà una ripresa. Io sono molto ottimista sul fatto che a luglio-agosto avremo una ripresa dell'utilizzo delle imbarcazioni, anche perché la barca, andare per mare e andare in barca è uno... Sicuro che spiaggia. Sì, molto più sicuro delle spiagge e comunque per il distanziamento sociale, per tutte queste cose, ma comunque è un'attività sana anche dal punto di vista psicologico, anche dal punto di vista di predisposizione, per cui c'è tutto quello studio fatto sul Blue Mind da questo autore che parla proprio di questo, e io sono profondamente convinto che il beneficio che si possa avere ad andare per mare porterà di nuovo ad avere tanti diportisti che torneranno a usare le proprie barche o a noleggiarle in sicurezza. Beh, per lei sono anche clienti, perché poi i diportisti comprano le nuove imbarcazioni che si avvalgono dei vostri prodotti aziendali per poterle mettere in navigazione. Razzetto, sì. La ringrazio della disponibilità. Abbiamo fatto chiarezza su un altro tema molto importante, appuntamento ai nostri ascoltatori per i prossimi incontri. Grazie a tutti, grazie Razzetto, buona giornata a tutti. Grazie a tutti voi, arrivederci.